Allora, buongiorno, oggi facciamo un tutorial su come utilizzare il cavo UTP, come testare un cavo UTP categoria 6. Il tipo di cavo è un doppia guaina. E questo qui, un doppia guaina, categoria 6. Allora, abbiamo bisogno di uno spinotto, la crimpatrice e guaina termorestringente. Allora, prima di tutto tagliamo circa 10 cm di guaina. Questo è il primo strato di protezione, poi abbiamo il secondo strato di protezione, ecco perché è un doppia guaina. Qui c'è sempre anche la protezione come schermatura, carta argentata, il cavetto di schermatura. E abbiamo le quattro coppie twistate su un supporto in PVC che va tagliato. Allora, le quattro coppie vengono aperte. Il filo ben teso, basta lavorare tra le mani i cavi e tornano belli, pronti per effettuare l'ultima coppia. Mi raccomando, a lavorare bene, perché ora capiremo il motivo di tutto ciò. Si porta indietro un pochino di guaina, vedete che va a coprire tutto, poi con del nastro isolante si vanno a coprire i cavi. È consigliabile partire dal cavo, perché quando poi torniamo indietro lasciamo la parte finale all'interno. Ora tagliamo dal nostro rollino circa 7-8 cm di guaina termorestringente. Lo inseriamo appena che va a finire sopra. Si torna un pochino indietro con la guaina termorestringente e iniziamo a fare le coppie. Allora, la coppia è partendo da destra, marrone, bianco, marrone. Poi abbiamo il verde, il bianco azzurro, l'azzurro, il bianco verde.
l'arancio e il bianco arancio. Marrone, bianco marrone, verde. Se li sistemate bene sin dall'inizio, poi restano tranquilli i cavi. Bianco, verde, arancio, arancio. Allora, poi si cerca di farli diventare quanto più piatti possibile, lavorandoli. Iniziamo a tagliare le punte per renderli più o meno simili e li continuiamo a lavorare, cercando di far diventare il tutto una specie di piattino, quindi marrone, bianco marrone, verde, bianco azzurro, azzurro, bianco verde, arancio. Tagliamo qualche altro centimetro in questo modo, poi iniziamo a testare il cavo, facendo attenzione a farlo entrare bene nelle scanalature. Allora, abbiamo marrone, bianco marrone, verde, bianco azzurro, azzurro, bianco verde, arancio, bianco arancio. Controlliamo sopra che i cavi sono arrivati tutti in testa, poi facciamo scorrere la guaina termoristringente all'interno del clip fino a raggiungere l'anello di fissaggio che la crimpatrice spinge. Spingiamo i cavi fino alla fine, inseriamo la crimpatrice, due, tre, apriamo il clip perché qua c'è il clip di posizione. Il cavo ora è stato tutto testato per bene. Ora prendiamo il nostro cannello, accendiamo e riscaldiamo la guaina termoristringente. In questo modo abbiamo stretto tutto il cavo, tutto bello, presa, e non in questo modo. Vi faccio vedere un cavo fatto un po' alla bandita, come so di essere. Abbiamo il paragone di questo e questo. Poi uno spinotto 8P8C non schermato con uno schermato. Guardate la differenza. Questo è tutto per oggi, poi vi faccio vedere il test.